successo è che abbiamo avuto un attacco, penso più generale all'ARCI e in specifico noi come circolo, da parte di un giornalista del giornale. E questo è successo lunedì, nella quale noi ne siamo usciti con un'immagine forse penso rafforzata, perché almeno per quanto ci riguarda, più che altro perché l'articolo era così pieno di falsità e di come dire. Di ideologia politica che la gente non ha fatto altro che per giorni mandarci mail e messaggi di sostegno a quello che facciamo e forse di farci credere ancora di più a noi. Per quanto riguarda invece quello che ci preoccupa di più non è tanto un controllo a noi o pensare che noi siamo o non siamo in regola, questo lo sappiamo noi e sappiamo come gestiamo le cose e quello. Il motivo per cui ci svegliamo ogni mattina, ci svegliamo ogni mattina e procediamo nella nostra vita più che altro. A noi quello che interessa è che non si cominci a fare una campagna contro l'associazionismo e contro quello che riguarda, nel nostro caso, presi come di mira l'ARCI in generale. Quindi penso che la cosa più importante sia capire i motivi per cui ci sia un accanimento del genere più che entrare nello specifico di un articolo che lascia il tempo che trova, nel senso che è tutto rintracciabile in internet, si può vedere botta e risposta. Noi non abbiamo aspettato più di tanto prima di dare una risposta e non abbiamo neanche avuto così paura a rispondere, tanto è vero che oggi è stata pubblicata la precisazione che abbiamo richiesto di essere pubblicata in meno di 3 giorni. Questo sta un po' a significare anche quello che è successo, perché l'inchiesta che era in prima pagina e il titolo era La discoteca intellettuale Gina 7 euro, scontrini 0, è stata poi precisata con un articolo di massimo 1800 battute in ultima pagina, nell'ultimo angolo a destra proprio, quindi forse può essere anche quello rappresentativo. Questo è quello che è successo. A noi ci interessa cercare di far capire alla gente che si sta cominciando ad attaccare tutto quello che dà fastidio. Quello che dà fastidio sono le associazioni, che siano di destra o di sinistra, non importa, ma cominciano a dare fastidio perché si trovano alcune volte a intersecarsi in ambiti che economicamente possono interessare solamente o si pensa che possano interessare solamente al mercato commerciale. Questo penso sia anche il motivo principale. Nel momento di crisi si cerca di attaccare tutto quello che è attaccabile. Per Quindi, questo questa è la nostra preoccupazione, non tanto rispetto solo al Circolo Magnolia. voi vi sentite in un certo senso, ma avete sentito magari altri membri di tu hai sentito altri presidenti di altri circoli, oppure è stato proprio un attacco rivolto a voi in particolare? No, non è stato rivolto a noi. Noi siamo, penso, cioè, penso che quello che sia successo in Magnolia sia successo più che altro perché sia magari più rappresentativo a livello di soci e comunque di esposizione di Milano. Ma non è, sia capitato al Magnolia più che altro perché, come dice lui nella replica, ci è venuto a ballare. Quindi, nel senso, ha preso di mira forse quello che era più facile. Io quello che ho notato è che è stato fatta su mandato, nel senso che il ragazzino che hanno mandato qua, con tutto rispetto per Beltramin, comunque denota un'esperienza nelle inchieste giornalistiche spaventosa per poi finire in prima pagina. Probabilmente non so neanche le conseguenze che pagherà o non pagherà lui a livello legale, perché le cose che sono state scritte sono molto legali, sono molto negative, quindi penso che il modo in cui è stato fatto per quanto riguarda questa intervista, semi-intervista che è stata riportata anche di Emanuele, che è qua di fianco a me, e tutto quello che è stato scritto sia stato fatto proprio per attaccare.